Ciao, in questo video parliamo della ghiandola tiroidea, della tiroide. Devo ammettere che si sono presentati tantissimi casi di tiroidite, ipotiroidismo, ipertiroidismo, tiroidite di Hashimoto e si verificano veramente spesso. Negli ultimi anni non me l'aspettavo sinceramente che queste problematiche e disfunzioni alla tiroide fossero così frequenti. Quindi trattiamo, diciamo così, quello secondo cui la medicina definisce la tiroide come una ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, è detta anche una ghiandola endocrina, a partire dalle sue cellule, produce ormoni e poi si va sempre più nello specifico, evitiamo. Quando la produzione è scarsa, quando la produzione ormonale della tiroide è scarsa, si parla appunto di ipotiroidismo. Al contrario, invece, si parla di ipertiroidismo. Poi ci sono degli altri casi, come per esempio la cista alla tiroide, i noduli e quant'altro. Però cerchiamo di trattare in questa sede, diciamo, la parte più... Le situazioni che mi si sono presentate, che sono appunto l'ipertiroidismo, caratterizzato appunto da un iperfunzionamento della ghiandola tiroidea che produce troppi ormoni tiroidei. Questo, di conseguenza causa uno stato di iperattività, nervosismo, agitazione, evacuazioni frequenti, un'accelerazione del ritmo cardiaco, perdita di peso malgrado un appetito normale o eventualmente anche aumentato, ho riscontrato anche che proprio a causa di questa iperattività è come se le persone fossero attaccate ad una corrente con un'alimentazione, io penso tipo a 200 volts. Infatti questo crea un'iperattività, è come avere energia in eccesso che poi in realtà viene attinta da noi stessi, però viene utilizzata in questa zona qui e questo eccesso crea poi difetto, perché l'eccesso poi va in difetto. Spesso l'ipertiroidismo è legato ad un desiderio di dimostrare agli altri ciò che si è capaci di fare, cosa che genera un forte stress che ci rende anche iperproduttivi, fino a che si raggiunge poi uno stato di sfinimento, di forte stress, e lo scoraggiamento che fanno passare alla fase ipotiroidea. La domanda da porsi è: ho preteso molto da me stesso, da me stessa, per avere successo, per dimostrare ciò di cui sono capace, di cui ero capace, per essere amato o perché mi ritenevo indispensabile? Poi, passando nella fase di ipotiroidismo, quindi si parla di una ridotta funzionalità della ghiandola tiroidea, quindi una ridotta produzione di ormoni tiroidei, e se questa quantità è insufficiente, il metabolismo funziona in modalità molto rallentata. Il ritmo cardiaco si rallenta, ciò causa una circolazione sanguigna meno idonea a quello che dovrebbe essere, provocando freddolosità alle estremità del corpo. A differenza dell'ipertiroidismo, chi è in una situazione di anomalia di questo genere, di ipotiroidismo, è come se fosse collegato, facendo il parallelismo con l'energia elettrica, ad una corrente appena appena di 50 volt contro i 200 dell'iper, quindi proprio una quantità di energia di gran lunga inferiore. L'ipotiroidismo può esprimere una condizione di scoraggiamento, un senso di colpa per il fatto di vivere, o un rancore trattenuto. Le domande da porsi sono: ho la sensazione che nessuno mi capisca e che malgrado tutta la mia buona volontà non ce la farò? Oppure:
porto un senso di colpa che non ho mai osato rivelare? E in ultimo ci si può chiedere, nutro rancore nei confronti di una persona? Infine, l'altro caso che si presenta spesso è il caso di autoimmune di tiroidite cosiddetta di Hashimoto, che provoca la distruzione della ghiandola tiroidea da parte del sistema immunitario. La domanda da porsi è: prima di soffrire di questa patologia della tiroide, ho avuto una malattia virale, un'influenza, un raffreddore o ho fatto un vaccino? Ci sono anche degli altri casi, però sono molto specifici e soggettivi, quindi, per il momento, avendo trattato in linea generale la tiroide con l'iper e l'ipofunzionamento e ciò che ne consegue con le varie domande che possono stimolare tutto ciò, penso che vada bene così. Ti suggerisco sempre, nel caso in cui tu voglia approfondire dettagliatamente, di contattarmi in privato, in modo da affrontare, nel modo più personalizzato possibile l'argomento. Grazie, a presto, ciao.